Ma ciao a tutti. Ok, lo ammetto, questa serie è più bella di quanto mi immaginassi. Per chi non avesse mai visto un video di questo tipo, consiglio assolutamente di guardare i primi video del "se non l'avessero filmato nessuno ci avrebbe creduto", o "se non l'avessero creduto nessuno lo avrebbe filmato", o come volete. Insomma, qua parleremo di filmati trovati in rete che più di una volta vi faranno rimandare indietro il video per essere sicuri di aver visto ciò che avete visto. Se volete saperne di più, ricordatevi prima di fare un salto sul canale Telegram ufficiale di Sconti per entrare nel mondo del risparmio. Per chi come me a volte deve andare a pane e sottilette. E se siete seduti o sdraiati o seduraiati, partiamo! Numero 15. Mi chiedo come funzioni la gravità. A volte ci sorprende con momenti veramente unici, tipo quando mi cade il telefono. Quelle poche volte che succede si spiaccica sempre, ma sempre, nella parte davanti. Vabbè, a parte queste piccole disavventure che non interessano di sicuro a nessuno, eccovi un incredibile video dove la gravità sembra quasi non esistere. Pensate che è anche un tipo di gara che fanno con le macchine e le moto nei paesi asiatici. Questo in particolare in India. Anzi, non sono sicuro siano gare perché potrebbero essere soltanto semplici esibizioni. Chi lo sa? Rimane il fatto che è spettacolare da vedere dal vivo. Numero 14. Avete presente quando fate delle figuracce colossali ma giustamente cercate di recuperare quel poco di dignità rimasta facendo finta non sia successo niente o inscenando qualcos'altro? Beh, io sì, e anche questo modello. Stava per cadere chiaramente, ma si è messo a ballare per far pensare al pubblico fosse parte dell'esibizione. Non so se sia un genio o stupido. Sul serio gli avrei fatto un applauso per il tentativo. Numero 13. Mi raccomando, quando andate in strada, qualunque cosa stiate guardando, cercate di non sottovalutare mai la natura, il mondo e gli esseri viventi che ne fanno parte. Per esempio, eccovi una cosa molto strana. Ehi, davvero strana. No, ma sul serio, è così strana che ho fatto fatica a crederci quando ho trovato il video online. Questi ciclisti a spasso nella campagna vicino a Cape Town in Sudafrica stavano pedalando quando all'improvviso si accorgono di essere inseguiti a tutta velocità da uno struzzo, che forse voleva solo farsi una corsa con loro, chi lo sa. Ehi, non dobbiamo sempre pensare al peggio, mica voleva mangiarseli, eh. Fosse stato unanime, i tre avrebbero fatto amicizia e partecipato ai campionati mondiali scolastici di ciclismo, di sicuro. Numero 12. Ho visto tante persone forti nella mia vita, in grado di sollevare pesi assurdi in palestra o imparare arti marziali complesse come niente, e rendere il loro corpo un vero tempio di muscoli e vita sana. Ma in pochi riescono sul serio ad ottenere una forza che va oltre il divino tra un po'. Come quest'uomo. Le sue gambe e le sue braccia sembrano fatte di titanio. Non so di preciso come si chiama, ma come muratore non potrei mai assumerlo. Cioè, i mattoni mi servono interi. Ok, è spettacolare, ma non vorrei mica cadesse la casa mentre ci cammino dentro. Numero 11. Ci sono momenti in cui una persona non ce la fa più e deve tirare fuori il suo vero io interiore. C'è chi si sfoga quindi in palestra, chi allenandosi, chi correndo e tante altre cose. Alcuni però tengono tutto dentro, finendo per fare cose strane. Come quest'uomo. In un aereo diretto a Mosca dagli Stati Uniti, un uomo, non si sa per quale ragione, ha voluto stringere la mano ad un altro uomo, casuale, una persona qualsiasi. Così, a caso. Continuava a ripetere "voglio stringerti la mano", e un operatore di bordo e dei passeggeri hanno dovuto trattenerlo per impedirgli, ecco, di stringere la mano a uno qualunque. Perché? Non chiedetelo a me. Io ho visto il video e sono rimasto a ridere per mezz'ora, rimettendo la ripetizione. Numero 10. A volte ci chiediamo se troveremo mai una persona che riuscirà a comprenderci appieno e vivere fantastiche avventure con noi. L'amicizia vera arriva raramente, ma quella volta che arriva ti tira fuori qualcosa di veramente speciale. Un legame incredibile. E alcune persone nel mondo questo legame possono averlo, sia con altre persone che con animali, ma non animali qualunque. Come questo trentenne, Eric Rose, che di professione fa il parrucchiere, e il suo miglior amico inseparabile è una gallina, a cui ha fatto l'acconciatura.
da quando lo ha conosciuto lo porta ovunque, ma davvero ovunque. Anche in kayak, durante le vacanze o a lavoro, vivono ogni genere di avventura. Sembra abbiano anche scalato una montagna. Pazzesco, perfino una gallina ha più vita sociale di me. Numero 9. Nei paesi asiatici è facile trovare dei tipi di elefanti che girano per strada come fosse tutta loro, e ovviamente nessuno le dice niente. Voglio vedere chi ha il coraggio di fare una multa ad un elefante. Spesso e volentieri escono all'improvviso e bloccano il traffico, ma non sono pericolosi. Sono animali docili, dopotutto, però in questo caso non tantissimo. Non si sa per quale motivo questo elefante ha cominciato a inseguire i due in moto. Chissà, forse avevano un debito non saldato. E prima di continuare facciamo una pausa quiz emoji. Chissà dirmi a che film si riferisce questa sequenza. A. Alien. B. Men in Black. C. Paul. Metterò un commento in primo piano dove potrete rispondere e andiamo avanti. Numero 8. Ok, guardate bene questo video. Sembra fake, vero? È soltanto un verme piatto che nuota, invece. Un fotografo ha immortalato questo momento dove sembra più un fiocco che un animale. Anzi, sembra quasi una moda a bassa risoluzione in un videogioco. Si trova in Indonesia, in un punto dove animali del genere abbondano. E quindi ora sapete dove andare in vacanza la prossima volta. Numero 7. A volte i safari zoo possono rivelarsi pericolosi, e a volte molto divertenti. In questo caso non saprei come classificare la situazione, vedete voi. Questo cammello, giustamente avendo fame, è andato a prendersi qualcosa dalla macchina di alcuni visitatori, che non hanno potuto rifiutargli niente. Insomma, guardate che bel sorrisone. Alla fine si è anche messo a leccare l'uomo, forse per ringraziarlo, chi lo sa. Numero 6. Guidare una macchina richiede abbastanza pratica. C'è chi nasce con il volante in mano e chi invece deve farsi migliaia di guide. Ma di solito ci si riesce, quando si tratta di normali macchine di dimensioni contenute. Ma più il veicolo cresce di misura, più le cose si fanno complesse. Per fortuna ci sono molti sistemi ai giorni d'oggi che consentono di guidare meglio, ma nel caso vi trovaste davanti un camion, come vi comportereste? Riuscireste a guidarlo? Ovviamente non così su due piedi. I camionisti sono davvero incredibili a volte, riescono a compiere manovre assurde, e quelli più bravi addirittura partecipano a delle competizioni per conquistare il titolo di campione. Non ci credete? Guardate per esempio questo video. Ed è solo uno dei tanti video che potrete trovare in rete con incredibili performance che non pensavate fossero possibili con un camion. Numero 5. Vi ricordate di Pokémon Go? Era diventato famosissimo ai tempi dell'uscita e nonostante sia calato un po', il gioco è vivo e vegeto e produce ricavi mostruosi. Pure io in estate uscivo volentieri a fare qualche cattura in case di sconosciuti, per poi scappare prima dell'arrivo della polizia, cosa che vi sconsiglio assolutamente di fare. Comunque sia, c'era un piccolo problema. In alcuni punti i Pokémon scarseggiavano e a volte bisognava davvero avere 10 mani per poter fare tutto. Oppure ho scoperto di recente che basta usare la stessa tattica di questo simpatico anziano, in Taiwan. Si è appassionato così tanto da aver comprato 15 smartphone per giocare, e aumentando sempre di più la sua collezione di telefoni. Numero 4. Ricordatevi che se finite in diretta TV prima o poi qualcosa succederà, specialmente ai giornalisti. Loro si ritrovano in situazioni davvero atipiche. Alcuni reagiscono in modo molto sorpreso e non sanno più che fare, altri invece riescono a superare il momento e diventare star di internet. Come questa conduttrice. Stavo parlando come al solito delle news del giorno come tutti i giorni, quando all'improvviso ha avuto un divertentissimo imprevisto. Esatto, un cane è entrato in studio e si è messo a condurre la diretta. Aveva capito che il mondo aveva bisogno di un nuovo anchorman deciso e carismatico. La donna all'inizio aveva chiamato urlando il padrone che sembrava essere sparito, ma alla fine l'ha tenuto con lei. E fu così che un cane diventò il nuovo idolo della televisione locale. Penso fosse il TG russo, ma non sono sicuro. Numero 3. In Georgia sembra non bastino soltanto i poliziotti e i giovani di buon cuore ad aiutare qualcuno ad attraversare la strada sulle strisce. Quando si diventa pedoni invece di prendere la macchina, la strada diventa molto più pericolosa.
e bisogna guardare sempre con un terzo occhio per non finire male. Ma ci sono anche aiutanti come questo cane a risolvere la situazione. Appunto in Georgia c'è un cane che è diventato un eroe locale, aiuta ad attraversare le persone sulle strisce pedonali. In effetti a volte le macchine proprio non si degnano di guardare i pedoni. Numero 2. Alcuni non si sa per quale motivo tendono ad andare controcorrente anche quando non bisognerebbe, tipo questa coppia. In quel periodo le nevicate erano molto frequenti e nel paese le persone quasi faticavano a uscire di casa. La donna aveva parlato con la giornalista dicendo che stavano andando a fare jogging. Sì, una bella corsa mentre la neve inghiotte tutto. E si stava anche vantando di questa cosa, dicendo che lei era diversa dagli altri e affrontava ogni genere di sfida. Peccato che dopo pochi secondi abbia fatto una bruttissima caduta. Prima di andare alla numero 1, la risposta al quiz è Men in Black, di cui era uscito un ultimo capitolo nel 2019 che non ha proprio soddisfatto le aspettative. Numero 1. Per concludere, una cosa dovete sapere. Nel mondo esistono competizioni per qualunque cosa abbiate mai immaginato e stiate immaginando. Per esempio la competizione del parcheggio parallelo con una Mini Cooper. Anzi, è più un Guinness World Record. Non sto scherzando, e c'è pure un uomo cinese di nome Han Yu che detiene il record ufficiale per il parcheggio in parallelo, nel minor spazio. Lo ha vinto a novembre 2014 e da allora nessuno è ancora riuscito a strapparglielo. Io faccio fatica pure a mettere la bici in garage e questo qua fa cose del genere. Con questo concludiamo. Che dire, ci sono ancora tante cose da vedere, tante parti da fare per questa serie di video, quindi noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.